bentornati al ristorante Bistrò Anthony Marra a Castellana Grotta in provincia di Bari, nella nostra meravigliosa regione Puglia. A fianco a me il patron chef Anthony Marra, che ci svela i suoi segreti in cucina. Infatti, ogni suo piatto è una poesia. Anthony, che cosa cuciniamo oggi? Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti nella mia cucina. La ricetta che andremo a proporre oggi sarà una calamarata con cavolo viola, tonno rosso pinna gialla e della mantecata di burro. Iniziamo col procedere a sbollentare il nostro cavolo. Per prima cosa prendiamo un'arancia e un limone, perché io ascolto il parere della gente, dei miei clienti, delle persone che comunque ci seguono. E uno dei problemi che riscontrano a casa quando preparano questo prodotto meraviglioso, il cavolo, qual è? È la fuoriuscita di profumi molto eccessivi, quindi abbastanza intensi. Noi cosa andremo a fare? Per far sì che questo problema possa essere limato, procediamo con delle zeste di arancia, delle zeste di limone che andremo ad incorporare nella nostra acqua dove andremo a sbollentare il nostro cavolo. Interessante. Quindi mettiamo tutto all'interno, facciamo raggiungere il bollore e poi ci andremo ad immergere il nostro cavolo viola, che ora lo andremo a pulire per bene. Che oggi abbiamo qualcosa in comune con il cavolo viola. Con i tuoi capelli. Quindi andiamo avanti con l'ausilio di uno spelucchino, di un coltellino, qualsiasi cosa a casa. Andiamo a privare il nostro cavolo. Sono molto curiosa come lo devi tagliare. Delle foglie esterne. Semplicissimo, come tagliamo le nostre nonne, come lo tagliano le nostre mamme, nulla di così eclatante o di particolare. Quindi una volta che ci siamo ricavati in questo modo il frutto del nostro cavolo, presenta all'interno tipo un albero, quindi sì, le varie diramazioni. Noi andremo ad incidere semplicemente lì, in questo modo. Vediamo, vediamo. E solo uscirà. Che belli. In questo modo qua. Semplice, semplice, semplice. Ovviamente. Lo usiamo tutto per questa ricetta? No, una metà. Perfetto. Ovviamente, cosa consiglio generalmente, no? Questa è una ricetta dove l'idea nasce da cosa? Nasce dalla classica pasta e cavoli che si fa a casa. Quindi chi non ha mai mangiato una pasta e cavoli, no? Magari i bambini non la riescono a mangiare o non tutti piace l'idea di vedere il cavolo nel nostro piatto. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di scomporla, quindi dare un tocco di colore usando il cavolo viola. Bello. Questo verrà trasformato in una crema vera e propria. Poi cosa andremo a fare? Prenderemo la nostra calamarata, la salteremo con dell'olio e aglio. Perché questo passaggio? Perché generalmente a casa si usa fare, soprattutto in Puglia, l'olio forte, così chiamato, che è gustoso, ma a volte non si bada che si raggiungono temperature dell'olio che vanno oltre il punto di fumo. E quindi da mangiare un cibo salubre si mangia un cibo che comunque potrebbe far male. In questo modo noi possiamo avere lo stesso sapore dell'olio a temperature elevate, ma controllando la scissione dei grassi dell'olio, quindi non diventa tossico. Ti farò vedere man mano in cosa consiste. Diamo Perfetto. Una bella lavata, vai Donato. Nel frattempo, Anthony, ma c'è differenza fra cavolo viola bianco o quelli verdi? Visto che... Assolutamente sì, la differenza c'è. È ovvio che ogni pianta, ogni tipologia di alimento è diverso uno dall'altro. Il cavolo viola cosa ha di particolare? Il cavolo viola ha uno spunto olfattivo un po' più delicato del cavolo bianco, ma la cosa più bella è il colore. Beh, io lo so, è vero. Particolare nel suo essere, bellissimo. A questo punto, dopo averlo lavato per bene, tecnicamente in cucina si dice mondare, quindi è un termine tecnico dove va pulito e lavato con un paio di risciacqui, andremo a tagliarlo in questo modo, semplicemente in quattro. Ok? Ok.
Ma è veramente molto bello questo colore. Assolutamente. E ora andremo a vedere come rispettare la natura di questo prodotto, non facendolo, tra virgolette, cuocere a lungo, perché a casa generalmente quando si fa questa ricetta si mette l'acqua, quindi la casseruola con l'acqua, prima si butta il cavolo, poi quando il cavolo è ben, diciamo, si è ben ammorbidito e cotto, si aggiunge la pasta successivamente. E poi il cavolo praticamente si spappola un po' nel piatto, ma una volta che il cavolo si è spappolato, noi purtroppo tutto. Abbiamo esatto, sì, abbiamo il profumo, abbiamo un po' di sapore, ma a livello nutrizionale non abbiamo più nulla. Ecco. E quindi è importante, quando si fa una ricetta, quando si acquista del cibo, è importante rispettare quelli che sono i principi organolettici del prodotto che stiamo andando ad utilizzare. Puliamo il nostro tagliere per bene. Anthony, e il cavolo, comunque questo cavolo viola, sì, perderà un po' di colore? Qualcosina la perde. Ovviamente noi andremo immediatamente a impattare, una volta sbollentato, con dell'acqua e ghiaccio, che abbiamo ripetuto più volte, che ci permette di creare uno shock termico e quindi di mantenere diciamo, il colore. E ti dirò di più, quando andremo a frullare il nostro cavolo viola, cosa andremo a fare? Andremo ad aggiungerci non solo un po' di olio extravergine, ma dei cubetti di ghiaccio, per stemperare ancora meglio quella che è la, diciamo, la cottura del nostro cavolo. Bello. A questo punto alziamo in maniera del tutto vivace l'acqua con zeste di arancia e di limone. Tecnicamente si potrebbe chiamare court bouillon, che è un termine tecnico di cucina, ma mancherebbero all'interno chiodi di garofano e succo d'arancia. Ah, quindi io non ho voluto dare questa, come ti devo dire, questa forza al nostro cavolo, perché altrimenti poi andremo a coprire del tutto i profumi e i sapori, ma fondamentalmente andremo a distogliere un po' quel sentore eccessivo del nostro cavolo che andremo a preparare. Ora Valeria, come vedi, l'acqua bolle, abbassiamo leggermente e andremo a versare il nostro. Si sente un leggero profumo di limone, giusto? Assolutamente sì. Ci prepariamo subito la nostra bowl con acqua e ghiaccio e facciamo andare il nostro composto, quindi il nostro cavoletto, per circa 60-70 secondi, non di più. O un minuto. Un minuto e mezzo. Ok. In questo modo qua. Quindi non diamo una l'acqua, domiamo questo effetto di tenere questi bollori eccessivi. Ci sono prodotti che vanno coccolati, come le donne, no? C'è la donna trasgressiva e quella che va coccolata. Questa va coccolata. Va bene? Quindi, a questo punto, guarda, inizia a disperdere un po' il colore leggermente in acqua. Sì, l'acqua è diventata un po' verde. Verde, inizia a prendere quel fluo. Tutti i colori miei di oggi. Bello. Quindi, a questo punto, non vi spaventate. Dici, ma può essere duro, ma può... No, non vi spaventate. Prendete il nostro cavolo, lo immergiamo così, in questo modo, e lasciamo tutto all'interno. Quindi la cosa importante, il cavolo deve essere immerso tutto in acqua e ghiaccio, quindi non lasciate parti esterne da fuori. Vedi Valeria come... Sì. Faccio è vedere. Bello che è rimasto, cioè una figata. Ok, quindi faremo in questo modo qui, ovviamente con la mano, che ogni gesto in cucina è importante, andremo a toccare la nostra bowl e a capire se la bowl con acqua e ghiaccio rimane a temperatura fredda, va bene, può essere che la quantità di cavolo messa all'interno di acqua e ghiaccio è eccessiva, quindi cosa va? Ti va a riscaldare l'acqua.
Questa è una cosa che a casa dovete fare molta attenzione, altrimenti non abbiamo fatto niente. Quindi nel caso prendete altro ghiaccio e ci mettete dentro. Non muore nessuno. Oh, perfetto, infatti proprio questo volevo sapere. C'è sempre un rimedio, una soluzione. E poi bisogna stare delicati per non rompere... Assolutamente, niente. Non si rompe perché... Comunque, ok. Mantiene una struttura, ok? Quindi ora cosa faremo? Aspetteremo qualche minuto in maniera tale che stemperi la temperatura del tutto e poi andremo a creare questa salsa nel nostro cavolo. Quindi. E proseguiamo con? Proseguiamo con il nostro tonno. Ora, parentesi, è in sottovuoto. Allora, la prima cosa che voglio dire in merito al tonno, e qui mi soffermo qualche secondo in più, certo. Qual è? Quando acquistiamo un tonno rosso, pinna gialla come questo, badiamo bene all'etichetta quando lo andiamo ad acquistare, perché il tonno rosso è uno di quegli alimenti ittici che è portatore di Anisakis. Sappiamo tutti ormai cos'è l'Anisakis, ok? Sappiamo tutti che addirittura potrebbe causare la morte delle persone, quindi non si scherza e non si gioca. Dici, ma io ho paura, non lo compro. No, anche questo è sbagliato, perché ci sono prodotti di altissima qualità che garantiscono e possono essere acquistati tranquillamente. Io vi do le indicazioni personali che io seguo. Io compro un tonno rosso pinna gialla ultra frozen. Prendetevi questo appunto, ultra frozen, perché è un tonno che riceve un abbattimento di temperatura a meno 60 gradi. Sì. Quindi in questo modo realmente è certificato che l'Anisakis viene disperso, quindi muore definitivamente. Una volta comprato questo tipo di prodotto, che è vero, magari costicchia un po' di più, però io consiglio che vi do, mangiatelo una volta in meno. Però quando comprate, comprate con serietà, perché non si scherza col cibo. Cosa ho fatto io? L'ho messo in sottovuoto, perché l'ho portato in acqua bollente a 70 gradi per circa mezz'ora. Questa cosa ha fatto? Ha fatto sì che mi ha fatto fuoriuscire un po' di liquido in eccesso, dovuto all'abbattimento, e in più mi ha cicatrizzato con una maglia alveolare che noi non vediamo ma che si forma, la fuoriuscita dei succhi del nostro tonno. Quindi, ora cosa andremo a fare? Ovviamente mi chiederai chi non ce l'ha il sottovuoto, chi non c'ha l'attrezzatura, e mo ve lo spiego io. Allora, prendiamo il nostro tonno in maniera del tutto delicata, perché questo processo aiuta anche la cottura. Quindi dimmi, Valeria, dimmi. Sì, so che mi vuoi fare la domanda, lo sento nell'aria, dimmi. Invece diciamo, se qualcuno preferisce di prendere il tonno fresco, visto che insomma, questo è tonno fresco. Sì, è tonno fresco, sì, in senso il pesce. Come pesce? È semplice, tu dici lo voglio comprare intero il tonnetto, oppure mio cognato va a pescare, mi porta a casa il tonno, che devo fare? Ok, prendete il tonno, lo pulite, lo sfilettate, lo eviscerate, fate tutti i processi di, diciamo, di pre-preparazione al nostro tonno. Non avendo gli abbattitori a casa, perché effettivamente non ci sono, cosa fate? Lo coprite con un panno non bagnato, lo mettete in congelatore per 48 ore. Dopo le 48 ore lo uscite, lo mettete in frigo e lo fate rigenerare a temperatura controllata. Non fate l'errore di prenderlo veloce, boom, boom, acqua, pipì. No. Ogni cosa in cucina il suo tempo e ogni materia prima ha bisogno del rispetto giusto. Quindi non facciamo cose... ma io vado di fretta, allora mangi il pasto agli aglio se vai di fretta. Fatti pasta e burro se vai di fretta, lascia il tonno. Cioè... questo deve essere un principio cardine. Serietà in tutto. Assolutamente. Grazie. Quindi prendiamo il nostro tonnetto in questo modo qua. Vedi il liquido all'interno? Come possiamo ovviare a questa cottura per chi non ha magari il sottovuoto, per chi magari non ha il forno a vapore, per chi magari non ha? È semplice, prendete
una casseruola, ci mettete dell'acqua, ci mettete o uno scolapasta o un colino retinato, lo coprite, automaticamente si forma il vapore. Quel vapore ti darà lo stesso effetto del processo che io ho fatto in sottovuoto. Per quanto tempo più o meno? Vabbè, allora, sì, penso in che quella modalità di cottura dobbiamo calcolare almeno 3/4 d'ora per ogni 150 grammi di prodotto, perché in base poi al quantitativo si prolunga la cottura, questo è ovvio. Quindi, Valeria, prendiamo il nostro tonno, semplicemente lo tagliamo in due, in questo modo. Non facciamo dei pezzetti molto piccoli, facciamo a quadretti, un cubo. A cubetti. Esatto. In questo modo, delicatamente lo adagiamo. E sono bei cubetti sostanziosi. Sì, perché quando andrà in mantecatura, perché questo tonno ora non riceverà più alcun tipo di cottura, perché potrebbe stressarlo, ok? E quindi cosa andremo a fare noi? Una volta saltata la pasta, nel momento in cui faremo azionare gli amidi, quindi andremo a spegnere la nostra fiamma sotto la padella che abbiamo saltato la nostra pasta, andremo ad aggiungere il nostro tonno in questo modo qua. Ora cosa facciamo al nostro tonno? Guarda. Semplicemente un, dice l'amico nostro Giorgione, un non nulla di sale, mi è simpaticissimo, pizzichino di pepe, in questo modo qui, e un goccino di olio extravergine. Di olio Evo. Evo, bravo, sì, mi piace di più così. Là. Infatti da ora in poi lo chiamo anch'io così. Brava. A questo punto diamo solo una leggera mescolata. Girata. Una mescolata. In questo modo. E lo lasciamo qui, buono buonino, saporito e tutto. Ora, a questo punto andremo a creare la nostra crema con il nostro cavolo. Quindi, con l'ausilio di un blender, di un mixer, di un qualcosa, andremo a frullare e a creare questa crema. In questo modo qua. Io uso un blender perché, e consiglio anche a casa, mettendo il ghiaccio, cosa succede? Ci vuole un programma adatto che debba dare degli impulsi per tritare anche il ghiaccio. Quindi, infatti è forte, c'è. Sì. Abbiamo privato dell'acqua il nostro cavolo, in questo modo. Lo versiamo. Peccato che ancora la tecnologia non ci permette di far sentire i profumi a casa, però tu puoi certificare che non si sente quel sentore di cavolo che fa a casa dalle scale quando c'è la mamma, i cavoli ha preparato. È vero, è vero. Quindi, non si sente niente, veramente. Ci aggiungiamo bello. Un filo del nostro olio Evo. Andiamo a salare leggermente. Ok. Ci aggiungo una noce di burro per dare una dolcezza in più che a me piace, perché sarà lo specchio del nostro preparato, e ci aggiungiamo qualche cubetto di ghiaccio. Cubetto di ghiaccio, infatti lo stavo aspettando. Questi sono tutti i segreti, li state scrivendo? Allora, in questo modo, semplice semplice. Se ci vorrà, aggiungeremo qualche goccino d'acqua fredda. Ok. Quindi. Ora darà l'impulso. Ora man mano inizierà a scendere e quindi a. Ok. È anche un colore abbastanza rilassante, no? Ah, sì. Un colore di lavanda. Vedi? Sì. A questo punto vi facciamo dare, ecco qua, sarà bellissimo sulla pasta, ma non vedo l'ora di vedere il risultato. Wow,
Guarda il colore. Sì. E non si sente neanche di cavolo. Allora, a questo punto togliamo tutto. Mm-hmm. Questo non ci servirà più. Ok? Allora. E ci prepariamo per la cottura della pasta e l'ultima fase della nostra ricetta. Quindi, perfetto. Aspettiamo che l'acqua raggiunga il bollore. Ora Valeria, la nostra acqua è pronta per accogliere la pasta. Stiamo utilizzando una calamarata e una pasta fresca, mm-hmm, praticamente. Quindi andiamo a dare una bella mescolata. Sto imparando che calamarata non è un tipo di piatto, prende, ma un tipo di pasta. Prende il nome dalla forma. Ah, è giusto. Come il calamaro, sì, come il totano, diciamo. Ora, è giusto. A questo punto lasciamo andare in cottura la nostra pasta e ci prepariamo per la base. Quindi un filino d'olio, mm-hmm, proprio un filo proprio, cioè poi la grandezza del filo la scegliete voi. No, è perché è la padella che è grande. Perché è grande la padella, no? L'avevo spiegato, no. Quando sì, si salta la pasta, la padella deve essere di dimensioni, sì, sì, giuste, sì, sì, perché la pasta deve andare in maniera omogenea, coprire, sì, e tutto deve avere la stessa, sì, temperatura. No, era in riferimento perché così tanto olio, ma era una battuta. No. Ma sì, questi saranno più o meno 5 cucchiai, dato, sì, che la ricetta è per tanto, 4 persone, sì, un cucchiaio a persona. Infatti sta, quindi, benissimo. A questo punto prendiamo il nostro aglietto, lo abbiamo scamiciato, lo apriamo per vedere se contiene l'anima verde all'interno, questo non c'è problema, e facciamo semplicemente questa cosa qua. Prendiamo, mm-hmm, il nostro aglio. È fatto. Ok, mi c'è a casa, come devo fare? Sei divertente. Quindi diamo una fiamma, è importante domare queste fiamme. Vedo a volte a casa o quando vado dalle mie amiche o dei miei amici, ste fiamme. No. La con fiamma calma è un metodo di calore, è un'induzione. Quindi è inutile, se la padella ha raggiunto la sua temperatura, non dobbiamo andare, no. Abbiamo raggiunto la temperatura, il cibo deve avere il suo tempo affinché possa fare il suo processo. Quindi con calma, sangue freddo, rilassatevi in cucina, perché la cucina ha bisogno di attenzione, di coccole e soprattutto amore. E del suo tempo. È il suo tempo, assolutamente, sì, perché l'amore non richiede tempo, la stessa, certo, cosa bisogna dare alla cucina. Beh, semplice. È ora è un poeta, Anthony, è un poeta. Prendiamo un mestolo. Cosa andremo a fare col mestolo? Andremo a fare questa cosa qua, mentre l'aglio decanta e si insaporisce per bene l'olio. Chissà che cosa andiamo a fare. Non facciamo diventare il nostro aglio viola o nero a carbone, no. Ci prendiamo un po' di quest'acqua e andiamo a creare questo liquido che ci permette di prendere le parti dolci dell'aglio. E quando andremo ad immergere la nostra pasta all'interno, sì, se noi abbiamo un olio a temperature abbastanza importanti, la pasta frigge. Ecco. E quindi si crea una crosta che poi fa schifo, cioè è inutile trovare mezzi termini, proprio fa schifo. Invece, in questo caso, noi stiamo già preparando il liquido d'ingresso, uh-huh, per ricevere la pasta. Quindi, infatti anche l'odore è cambiato dell'aglio, non è più molto forte. Sì. Guarda. Creiamo, vedi, questa salsina, perché vedi queste particelle, sì, bianche, sono particelle d'amido, automaticamente si uniscono all'olio e ti va a creare questa salsina già che sarà lieta
di ricevere la nostra pasta. Quindi abbassiamo, metà cottura. Okay, metà cottura. Okay. Ovviamente bisogna tenere la salsa d'ingresso ben calda, quindi non ci dimentichiamo questo particolare. Se la pasta entra in una salsa che non è a temperatura giusta, la pasta stufa, ok? Quando la pasta stufa, perde la cottura, perde il suo amido, perde la sua tenacia. Fa schifo anche qua. Quindi a questo punto, come vedi, la pasta non ha avuto nessuno shock, nessuna cosa, sta ricevendo il nostro liquido. Ci aggiungiamo, io lo faccio presto perché bene o male l'esperienza riesce a farmi dosare in anteprima l'acqua che vorrà la nostra pasta. È vero. Qualche secondo e inizia di nuovo il processo di cottura della pasta e poi andremo al nostro salto. Quindi andremo a effondere aria all'interno della nostra pasta e a creare questa cremina olio e aglio che verrà sposata con il nostro cavolo. Mettiamo in una casseruola parte della nostra crema di cavolo che abbiamo fatto. Ci aggiungiamo l'acqua di cottura poco poco per l'accendiamo, la facciamo riscaldare per bene. Vedi il colore, vedi? Sì, sì. Sembra uno yogurt, però a questo punto facciamo tirare un altro pochino la nostra guarda come sul fondo vedi la bavosità dell'olio e l'amido. Iniziamo a fare quel famoso rumore. Esatto. Per me ha bisogno ancora di qualche goccino d'acqua. Invece la salsa, diciamo la crema di cavoli, non deve bollire, giusto? No, deve sobbollire, quindi vedi? Sì. Non dobbiamo sempre aver cura del colore, quindi delle temperature. Questa è l'unica accortezza che dobbiamo avere. Sono molto attenta al suono che deve fare, ecco perché non parlo. Ci siamo quasi. Io voglio aggiungere proprio un pizzichino veramente sottile di pepe, ma proprio. Senti Valeria? Sì. Vedi la bavosità della pasta? Sì, anche il rumore è cambiato. Spegniamo, come ti dicevo. Finalmente, stavo dicendo, ma il tonno quando lo dobbiamo mettere? A questo punto entra il nostro special guest. Quindi entra in scena finalmente ora, il tonno. Voglio che si veda bene il colore iniziale e fra qualche secondo il colore che diventerà. Iniziamo. Ok, la padella è spenta. La padella è spenta. Quindi è importante. Ci andremo ad aggiungere ancora qualche goccino veramente scrupoloso di acqua. Di acqua della pasta. Esatto. In questo modo. Il tonno già sta cominciando di cambiare. A cambiare colore. Si dice che la cottura, si dice, è legge. Che la cottura del tonno deve essere una cottura al blu, quindi deve essere pareggiata da tutti i lati, vedi? Faccio vedere, vedi? Sì. Colore. È vero. All'interno il tonno deve rimanere tiepido,
ma non deve ricevere cotture molto stressanti, mm-hmm. perché essendo un pesce ricco di proteine, più cotture gli diamo, più stopposo diventerà. Mm-hmm. Così invece sarà un petalo in bocca, io ve lo dimostro. Okay. È un fiore, dalla faccia di Anthony, più che petalo sembrava fiore. Si scioglie in bocca, e così deve essere. Perfetta. Ok, a questo punto, sempre per lo stesso discorso che la pasta non deve mai né attaccare né diventare un mappazzone, mm-hmm. giusto veramente un goccino di olio. Evo. È pronto per l'impiattamento. Prendiamo il nostro piatto nero. Vai Valeria, vai. Grazie. Ah, io pensavo che il cavolo dobbiamo mettere sopra. No. Ho detto sarà lo specchio del nostro lo piatto. Lo specchio. Quindi il fondo. Il fondo. Lo specchio. Stavo riflettendo sul fatto della cottura blu con il colore dello specchio sul blu, allora, quindi è tutto studiato qua. A questo punto la salsa non deve essere molto densa, mm-hmm. quindi si deve... Spostiamo. Vedi, in questo modo, mm-hmm. perché comunque quando si andrà ad asciugare leggermente... Comunque si andrà a tirare un altro po' e quindi diventerà molto compatta. Quando andiamo a mangiare questo piatto deve essere mm-hmm. un petalo di gusto, non mm-hmm. deve essere uno. A questo punto prendiamo la nostra calamarata e la affoghiamo. All'interno. Vediamo. In questo modo. Mannaggia, non li riesco a contare più o meno, va bene? Una decina, sì. Ecco qui. E poi a finire con... I cubetti di tonno. Sento il profumo del mare che abbraccia l'aglio, che va veramente in sintonia. Infatti, e non c'è neanche l'aglio nel piatto, cioè si è sciolto praticamente. Si è sciolto, sai perché? Per quell'acqua che abbiamo buttato. Ha continuato il processo di infusione, mm-hmm. si è ammorbidito e si è disperso, perché è brutto mangiare qualcosa e trovare questo, anche dei pezzi proprio di aglio. Assolutamente sì, è vero. Quindi finiamo con una spolverata sottilissima di pepe, finiamo di guarnire il nostro piatto con una nota di freschezza e acidula, quindi è anche un tocco di colore, lo adoro. Ci mettiamo delle zestine di lime in questo modo. Se farete tutto questo procedimento a casa vi dispiacerà di mangiare. Solo per guardare, bellissimo. Ovvio che le zeste sono prive di parte bianca, perché la parte bianca presenta delle note amare. Quindi per la patata è molto sottile. Mi raccomando, applicatevi. Il nostro piatto è pronto. Bello, bellissimo. E ricordatevi, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao. Grazie mille Anthony. Se avete qualche domanda, scrivetelo qui sotto il video. Ed è stato bellissimo anche stavolta. È una poesia questo piatto, è vero? Ve l'ho detto. Quindi, sai che può interessare o coinvolgere anche te.